Vittorio e Fabio, noti anche come The Producer, siamo anche in uno studio di incisione. Quindi... Parte dei The Producer. Da, sì, beh. Esatto. Sì, beh, due su quattro siamo al 50%. Io sono l'astrofisico. Su cinque, giusto. Quindi... Ok. Ma The Producer, uno studio di incisione, pensiamo alla musica, pensiamo ai dischi, invece stiamo presentando un programma televisivo. Incredibile, ormai facciamo di tutto. Adesso faremo anche un liquore ed un profumo The Producer. Sì, sì. Com'è? Caramelle senz'altro. Com'è? Chi ha fatto musica, chi ha fatto altre cose, cioè trovarsi in televisione a parlare di... Astrofisica. Diciamo che è stato un inglobamento... Musica, voi avete già mischiato queste cose, no? Sia sul disco che dal vivo. Il progetto era nato come una cosa musicale, per il gusto di incrociare esperienze diverse dal punto di vista musicale. Appunto io con Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci del Subsonica. Quindi incrociare diversi universi musicali. Come non chiamare un astrofisico? Come? Questo ha stupito un po' tutti, però. Soprattutto l'astrofisico? Soprattutto perché la prima volta mi arriva lui in planetario e non sapevo chi era, mi diceva, ma senti, vorrei parlare col direttore, e cioè, qua, dica, no perché sa, non so, lui c'era un po' paura a parlare con l'astrofisico, insomma, cioè, noi astrofisici abbiamo immaginavo un professorone con la barba bianca. E quel buono dice, ma non, volevo, noi stiamo facendo, non avete mai pensato di fare un progetto di musica e astronomia? Io ho guardato, cioè, dal 1930 in planetario, cioè, perché pensavo una roba così. Poi invece, poi mamma, lui mi ha raccontato cos'è che stavano facendo, questa idea di trovarsi insieme, di usare la scienza. Bellissimo, no? Gli ho detto, beh, ci sto senz'altro, vediamo come cominciare. Ed è iniziata così l'idea di collaborare con loro, allora come consulente. No, ma poi giustamente io sono andato nel planetario casualmente perché mi sembrava un posto molto bello e poetico a Milano, in cui non c'è un'utilità pratica, di solito una città così pratica che deve fare le cose perché c'è un fine, no, un posto dove avere delle stelle, già mi è sembrata una figata. Sono andato, ho trovato lui che con lo stesso entusiasmo con cui noi affrontavamo la musica, affrontava la ricerca scientifica. Non sappiamo bene come, ma lui poteva diventare il nostro consulente. Ho chiamato gli altri, sono arrivati tutti, estasiati dalle sue descrizioni così fruibili ma rigorose, e a un certo punto Riccardo da Bravo Romano mi dà di gomito e fa, ah Vittorio, ma quello non mica è il nostro consulente, questo è il nostro frontman. Certo, potremmo fare una cosa con uno che racconta lo spazio e noi facciamo musica strumentale. È un altro modo di fare divulgazione, comunque di affascinare i giovani verso due mondi, tra l'altro. Sì, esatto, io lavoro in planetario, quindi mondi. Non faccio più ricerche, il mio compito è proprio quello divulgare, di raccontare. Certo. L'universo, raccontare l'astrofisica e fare proprio da ponte tra quello che è il pubblico, quindi vedere, perché a me piace, è la mia passione, per cui di trasmettere anche questa passione, che poi è quella di tutti i ricercatori, ma in un linguaggio che sia accessibile a tutti. E le forme, qualsiasi forma arrivi, a me piace, non posso che accontentarli, anzi far di tutto perché questo diventi qualcosa. E così è cominciata questa idea. Io non sono né un attore, non sono, detto, se volete, io sono uno che racconta l'astrofisica. Non è vero, ha una capacità di tenere. Io l'ho visto all'opera, quindi ero un incognito. È piaciuto a me, è piaciuto a mio figlio, quindi abbiamo preso. Esatto. E poi noi facciamo, diciamo, la cosa forte è che lui ha un rigore, una modalità così fruibile, e la parte emotiva la diamo noi con la musica, quindi funziona sia sul disco che dal vivo. Dal vivo poi amplificata questa cosa ancora di più dai video che fa Marino Capitani, un regista molto bravo, con immagini ufficiali prese dall'ESA, dalla NASA. È veramente uno spettacolo alla maniera di Wagner, lo spettacolo totale. Poi abbiamo adesso la Cristoforetti che ci manda qualsiasi cosa da lassù, sì, no, quindi ci sta dando tanto di quel materiale. No, il bello anche appunto dell'astronomia è che il materiale c'è, anche visivo. Cioè, io e i miei colleghi di fisica delle particelle hanno molto più problemi di me a raccontare la loro passione. Io faccio vedere un po' di immagini, galassie, ma della nostra stessa Terra vista dall'alto, come fa Samantha, quello è bello già di per sé, quindi un po' di vantaggi ce l'ho. Brava Samantha, ma noi siamo più amici di Luca Parmitano, Ci ha mandato il messaggio alla stazione spaziale. Giusto. Ma adesso Samantha, quando facciamo i concerti, l'aspettiamo, ci allarga, quindi ci manda ai suoi fan. E quindi... Tra l'altro, la cosa curiosa, noi siamo milanesi, a Milano le stelle se no non le vediamo, o il planetario con le luci che abbiamo. Ah sì, infatti molti scoprono il cielo stellato al planetario. Ed è questa un'emozione, perché il cielo stellato emoziona tutti, emoziona noi, ha emozionato gli uomini 2 milioni di anni fa, e adesso non ce l'abbiamo più. Cioè, quando uno guarda su, oh che bella stellata, 10 stelle,
dovrebbero essere 3500, e quando se le vedono in planetario, oh, andate a planetario, è questo è il cielo stellato, è uno dei posti più romantici del mondo. È vero, io negli anni in carriera qualche uscita ti porto a vedere, è un consiglio, però insomma, anche unito alla musica, tra l'altro la scienza parte da calcoli e numeri, ma la musica, anche la musica calcoli e numeri, perché non solo il MIDI eccetera, ma le frequenze, quindi c'è un ponte fra questi due mondi che sembra così lontani. Con il mio amico Finardi, di cui parlavamo prima, abbiamo cercato di capire anche per noi, da umili, l'avranno capito ben altre persone prima di noi, cioè la musica ti mette in contatto attraverso delle vibrazioni proprio fisiche con le leggi principali che governano l'universo, perché non a caso l'accordo maggiore, adesso entrando un po' nello specifico, è formato dalle armoniche di un singolo, se uno sente un singolo suono, al suo interno c'è la quinta, la terza maggiore ed una serie di note che ti danno questo senso di compiutezza quando ascolti la riposo. Quindi io da fisico, da Pitagora in poi, che era cioè la musica delle sfere, e tra l'altro le due materie, questa stupisce sempre tutti, musica e astronomia, si studiavano insieme, cioè facevano parte del quadrivio insieme a matematica, quindi non faceva parte delle arti, faceva parte dell'astronomia, matematica, geometria e musica. Non a caso il nostro astrofisico, che è un super uomo, è anche diplomato al pianoforte. Qua a Milano? Sì, al Conservatorio di Milano. E faceva anche i 100 metri in 10.5. In 10.5, un super uomo. Beh, mi siete presi veramente un personaggio non da poco. Tra l'altro, da che storia è storia, l'uomo è affascinato a guardare le stelle, comunque la magia di guardare le stelle, oltretutto noi scambiamo per stelle anche alcuni pianeti, questa è una cosa ogni tanto, guarda lì, ma veramente non è. Adesso poi ci sono delle apps favolose col telefonino che ti dicono cosa stai guardando, quindi esatto. Già un pochino anche sottoterra, cioè uno guarda ma c'è una stella lì, ma ci torniamo ancora nello spazio, ci torniamo ancora sulla Luna, andremo a visitare gli altri pianeti, Fabio? Che si fa? Allora, questo è un sogno dell'uomo, quindi prima o poi lo faremo. Facciamo. Perché i sogni si avverano, basta crederci davvero, e quindi quello di andare nello spazio a colonizzare, cioè magari rendere un pianeta come Marte abitabile o fare una base sulla Luna, è una cosa troppo forte. Quello che dico è che non corriamo troppo, adesso è ancora forse presto per poter arrivare a sogni di questo tipo. Non bisogna dimenticare, ma non per niente c'è una stazione spaziale in cui ci stiamo allenando certo. Perché noi siamo nati per vivere sulla Terra, quindi il nostro corpo è abituato a vivere sulla Terra, vivere nello spazio è un altro mondo. E allora bisogna vedere come si fa, quali sono i rischi, e per poter fare magari un viaggio calcolato, non l'avventura, perché ormai siamo una civiltà in cui l'informazione passa. È vero, molti pionieri, molti esploratori saranno morti nel passato, ma non lo sa nessuno. Adesso sarebbe triste che abbiamo la possibilità di farlo con calma, cioè capiamo quali sono i rischi per andare nello spazio, quali sono i vantaggi, come farlo nel migliore dei modi e nel modo più sicuro. Anche come diceva Kennedy, andiamo sulla Luna ma lo riportiamo indietro. Questo è fondamentale, diciamo, se vuoi dei viaggi nello spazio è proprio lì, no, sulla Luna. I russi erano un pochino più, come dire, andiamo, vediamo, vai su, poi vediamo, erano un pochino, diciamo che ritorno. Ma tutte queste tematiche le potrete approfondire con lo speciale della F sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre mercoledì prossimo 8 aprile alle ore 21. E poi tutte le settimane, gli spettacoli, oppure attraverso il fantastico CD dei The Producers che potete acquistare in tutti i migliori negozi. Ma ragazzi, questa cosa è veramente giusto, è veramente molto importante. Invece la musica, com'è che l'artista si ispira alla natura, alla musica, banalmente porta a casa delle emozioni, cioè andare in giro con un pianoforte, noi chitarristi siamo più, andiamo con la chitarra, suoniamo fuori, ma si riesce, cioè ci si fa ispirare dalla natura? Ma assolutamente, io poi per mia natura, diciamo che ho già fatto anche altre opere in cui c'è questa commistione tra scienza e musica, cioè tra iperrazionale rigoroso e emotività. Trovo che, ne abbiamo avuto la conferma con questo The Producers, che l'accostamento tra degli elementi rigorosi, neutri, algidi per certi versi, accostati in una cosa emotiva, siano molto più forti di una creazione poetica a volte. Cioè, io almeno per mio gusto personale amo molto queste cose di tipo su questi due livelli, di modo che c'è una parte razionale che viene soddisfatta dal concetto e c'è una parte emotiva invece che senza motivo ti porta dalla stessa parte. Tra l'altro, guardando un po' il progetto dei producer,
l'astrofisico in fondo è quello che ci sta di più, perché pensare a un ex Litfiba, un ex Tiro Mancino, a un professionista che ha suonato con chiunque, cioè veramente, come vi siete messi insieme a Del Magico? Ma qual è il cemento che ha unito queste persone così diverse? Qual è il punto d'amore che toccate? Qual è la divulgazione, la gente? Divertirvi? La scintilla è stata che a un certo punto mi sono proprio chiesto io, ma con chi vorrei fare della musica? Quindi, avendo anche lavorato anche all'estero con tante persone, che musica vorrei fare, con chi vorrei farla per fare ricerca e per essere libero da schemi, la forma canzone, c'è da fare il disco, c'è da fare la colonna sonora, sono tutte cose che comunque hanno un'applicazione. Io in realtà ho cominciato a suonare perché andavo in sala prove ed ero felice, volevo ritrovare quella felicità e anche quella libertà di ricercare. Allora sono andato proprio a cercare scientemente persone che avessero un suono, non fossero solo o strumentisti o solo sound engineer. Mettiamoci in una sala prove come dei sedicenni e liberamente andiamo. Quindi è nata dopo l'amicizia, cioè sei partito da un'idea di suono, non tanto sì, dall'umano. Però ovviamente sono andato prima per gradi. Riccardo, io ho prodotto alcune cose dei suoi dischi dall'inizio, ci conosciamo da tanto. Quindi sapevo che c'era una grande voglia di fare qualcosa insieme che fosse anche esulante dalla sua tra carriera solistica o dalle mie cose di colonne sonore. Poi per Step, Maroccolo, l'ho sempre stimato per l'attrazione degli opposti, cioè abbiamo lavorato insieme a quest'opera che si chiamava Independence con Marlene Kunz, però sempre io nel suo disco ho fatto delle cose, però sempre con il rispetto di, mi fa ridere il rapporto con lui, nel senso che io non farei le cose che fa lui, e lui mi dice sempre, ma sti pianoforti così, queste cose battenti, ma come mai ti vengono in mente sempre quello, e dico, questo ho fatto così, io gli dico, perché ti vengono sempre in mente questi bassi, così, è così, e questa attrazione degli opposti. Quello che conoscevo meno era Max, ma mi sembrava l'elemento diverso ancora dagli altri tre, che è molto attento alla novità, all'elettronica, è uno che razionalmente però riesce a dare anche delle emozioni. E questo mix, complesso da gestire, non facile, però ha creato un gruppo di persone che sono diventate amiche e con cui si può fare della musica in libertà. Per chiudere, se dobbiamo ispirare dei giovani, che messaggio possiamo lanciargli? Cioè, che cos'è importante che io diventi uno scienziato, che io diventi un musicista, non perdere di vista? Secondo me è la passione, perché è l'unica cosa, lo dico proprio anche da fisico, sono laureato in fisica, e da astrofisico, sono due cose. Uno non si appassiona all'astrofisica per le formule o per i modelli, prima è il cielo stellato, ma se non hai questa passione, se non ti piace, puoi anche scoprire che si può descrivere. C'è una frase di Eddington che a me piace davvero tanto, cioè noi siamo come un parassita di una patata in una sala, in un sacco dentro una nave che da come si muove cerca di capire l'universo. Quello che è il bello è che qualcosa riusciamo a capire noi poveri parassiti, e quindi questa cosa qua, questa è una frase, la passione ti permette di superare le difficoltà. Io l'ho vista anche da pianista, cioè non, a te piace la musica, poi provi a cominciare a suonare il pianoforte e devi fare gli esercizi e sono una noia e non ti vengono e devi ripartire, però lo fai non perché sono belli gli esercizi, ma perché vuoi arrivare là. Quindi quello che potrei dire in tutti i due campi è proprio la passione deve esserci, con quella sei pronto a sopportare la disciplina, il rigore che tutte e due, musica e astronomia, ti devono dare, e quindi però non perdere mai di vista di là e fare qualcosa che ci piace, provare almeno a farla, è una delle cose che vanno fatte. Non si può guardare solo il planetario, proprio ad esempio, deve servire a qualcosa, il planetario non serve a niente, è vero, ma ispira tantissimo, e quindi questo seminare per il futuro, questa passione è davvero, secondo me, la cosa che bisogna provare a fare. Poi bisogna sapere anche fare i compromessi, perché uno deve sopravvivere, ma non perdere di vista l'obiettivo, là vuoi arrivare, là devi tornare, e là cerca di arrivarci. Itaca, esattamente quella cosa che... È stato troppo bravo. No, è proprio questa cosa dello sguardo, cioè di avere questo doppio sguardo. L'arte è 1% ispirazione, 99% traspirazione. Però bisogna avere questo doppio sguardo di concentrarsi sull'esercizio, sulla fatica, perché questo sarà. Ma la cosa che mi ha dato questa esperienza, ma in generale, è di alzare lo sguardo e di guardare verso l'infinito, non abbandonare e oltre, non abbandonare solo. Si vede che abbiamo figli. Esatto. Guardare in alto, insomma, verso l'infinito, non sei esclusivamente sul concreto del lavoro e del denaro. In bocca al lupo per tutto e a presto, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.